2 anni fa, come in questi giorni, in questa settimana, ci siamo trovati tutti a vivere una situazione difficilissima con il primo lockdown e la presa di coscienza da parte di tutti noi che un nemico invisibile, prevedibile da un certo punto di vista, aveva stravolto le nostre vite. E così in questi giorni, in questa settimana di Quaresima, abbiamo, tra virgolette, ricordato l'inizio della pandemia e tutto quello che abbiamo visto. Sono passati 2 anni, la cosa sta finendo, o almeno così sembra, ma quante ferite ci siamo portati dentro. È solo che, come tutti sapete, nelle ultime settimane c'è stata questa novità, anch'essa forse prevedibile, ma che certamente non era più nel nostro orizzonte, quello di una guerra in Europa. Allora abbiamo proprio bisogno, in questa Quaresima, qui, adesso, oggi, di una trasfigurazione, di una metamorfosi. Seguitemi. Viene davvero da pensare, non c'è mai una gioia, non c'è mai un momento di tregua, di riflessione, in cui poterci godere un po' la vita, ed è vero. Ma in questo caso quello che sta succedendo non è nell'incomprensibile, ma comunque immaginabile evolversi della natura, delle leggi, della fisica, della biologia, della chimica, ma sulla volontà, sul fatto che qualcuno ha deciso di allargare i propri confini, che non gli va bene la storia così come è stata disegnata. Abbiamo pregato il mercoledì delle ceneri, una decina di giorni fa, per chiedere la pace, ma non per convincere Dio, ci mancherebbe. Dio ama la pace, ma per convincere quegli uomini e quelle donne che si prendono per Dio, che credono di poter ridisegnare il mondo. E qui dentro, dicevo, abbiamo bisogno di trasfigurazione. Capita allora veramente opportuna in questa domenica la solennità, la festa, il momento della trasfigurazione. Se volete, è un Vangelo decisamente poco quaresimale, perché noi ci immaginiamo sempre la Quaresima come qualcosa di faticoso, di mortificante, di rinunce. E vi dicevo domenica scorsa, io non ho tanta voglia di fare Quaresima, però se è per attraversare la tentazione, dicevamo che nel Vangelo di Luca il termine tentazione vuol dire passare attraverso, cioè passare attraverso la pandemia, passare attraverso questo continuo cuore oscuro dell'uomo che non si accontenta di ciò che ha e che esercita la violenza, per arrivare alla fine al monte di Dio. Ed è stupefacente il fatto che tutti gli anni la Chiesa ci ricordi che l'obiettivo di questo percorso non è darsi le martellate, percuotersi, dire quando siamo peccatori, ma arrivare alla risurrezione. E oggi c'è un assaggio di risurrezione e ne abbiamo bisogno. Da quanto tempo vi sto dicendo siamo chiamati ad alzare lo sguardo, tanto più ora, quando vediamo non più il divampare della pandemia, ma l'ottusità di una guerra che uccide vittime innocenti, bambini, mai nessuno è innocente in una guerra, certo, ma ci sono veramente le vittime come in questo caso. E cosa possiamo fare? Forse qualcosa sì, ma come prima cosa saliamo sul monte, lasciamo la pianura dello scontato, lasciamo la pianura del si è sempre fatto così, perché anche i 3 che sono saliti, Pietro, Giovanni e Giacomo, credevano di avere capito chi fosse quel Nazareno. E poi d'improvviso è successo qualcosa di incredibile. Finalmente il loro sguardo si è alzato. Luca ci dice che l'incontro avviene su una montagna, mentre una montagna, da quelle mie parti sarebbe una collina. Il momento in cui Gesù è assorto in preghiera, spesso nel Vangelo di Luca Gesù, prima di compiere qualcosa, prima di fare qualcosa, si trova in preghiera. Quasi come a suggerire che possiamo davvero trasfigurare la realtà, possiamo fare una metamorfosi, un cambiamento di noi stessi e nelle cose che vediamo, possiamo accorgerci finalmente di chi è Dio, non più come una specie di religiosità bella, sana, se volete, però esteriore, però solo, come dire, di facciata, solo di abitudine, e vedere la bellezza di Dio solo a condizione di entrare in un clima di interiorità, di preghiera, di meditazione della parola, come stiamo facendo. Perché al cuore del racconto di oggi c'è la bellezza di Dio. D'improvviso Gesù si mostra per quello che è, non è che si è tolto la maschera come Clark Kent o si è aperto per far vedere che è Superman, ma lo sguardo dei discepoli finalmente è cambiato e finalmente si sono resi conto di chi fosse veramente quel rabbi, quel Nazareno. E così accade per noi.
se abbiamo il coraggio, nonostante tutto quello che succede, di coltivare la nostra interiorità, una preghiera che non sia una superstiziosa litania nel cercare di convincere Dio, ma un atteggiamento profondo in cui imparare davvero ad andare oltre, altrove, arriveremo a vedere chi è veramente Gesù e, come Pietro, già come Giovanni, contemplare la bellezza di Dio. Perché la protagonista di questa domenica è la bellezza. E per superare la guerra, la paura, l'odio, l'incomprensione, per superare la contrapposizione che si è creata anche fra noi in seguito alla pandemia, non c'è che un modo: tornare alla bellezza, che non è ricchezza, che non è ostentazione, che non è pacchianeria, che non è volgarità dell'apparire, ma ciò che è bello, è vero, è giusto ed è buono. Ed è ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Dio è bellissimo, questo ci racconta il Vangelo di oggi. Maestro, è bello per noi restare qui. È quello a cui possiamo giungere in un cammino di fede. La bellezza salverà il mondo, dirà un russo famoso, Fyodor Dostoevskij, in uno dei suoi romanzi più famosi, Fratelli Karamazov. Ma quale bellezza? Una bellezza che non è solo estetica, che non è solo arte, che non è solo armonia delle forme, ma una bellezza che proviene dal cuore, come dicevamo due domeniche fa, perché dalla bocca parla la sovrabbondanza del cuore. È bellissimo per noi essere qui. La ragione per cui, nonostante la fatica, nonostante tanti sbagli miei, io ancora oggi sono credente e sono qui a condividere con voi la mia fede, è solo questa: perché Dio è la cosa più bella che mi sia mai successa. Il Dio di Gesù è bellissimo e crede che siamo capaci di agire, di fare, di costruire un mondo a sua immagine e somiglianza, fatto di armonia, non di contrapposizione e di lotta. Allora sarebbe bello, anche se in questo momento la nostra pastorale sembra, come dire, soverchiata da quello che succede, dalla pandemia prima e dai venti di guerra poi, però è importante, credo, avere ancora il coraggio di riprendere, di ricominciare in questa chiesa sinodale per dire: ripartiamo dalla bellezza. Non è giusto essere cristiani, non è doveroso, è giusto, è doveroso sì, ma anzitutto è bellissimo, come quando qualcuno si innamora. Innamorarci del Dio di Gesù che ci fa scoprire amati e capaci di amare. Ma attenzione, non per farci tre tende, non per costruirci un rifugio e stare cheek to cheek, guancia a guancia, io e il mio Gesù, ma per portarlo nelle città. Luca è l'unico che ci dice di che cosa sta parlando Gesù con Mosè ed Elia, la legge e i profeti. È una conferma che lui è la realizzazione delle promesse. Sta parlando della sua passione. Ahimè, la bellezza passa anche attraverso un cambiamento, una spoliazione, una metamorfosi, che vuol dire anche conversione. E per questo siamo giunti in questo tempo di Quaresima, per riappropriarci della nostra anima. Io ho bisogno di convertirmi alla bellezza, alla verità, alla bontà. Ho bisogno davvero di salire sul Tabor, ho bisogno di fare una metamorfosi nel mio modo di pormi con gli altri. Continuo a ribadire che il tempo che viviamo è un'opportunità, non una disgrazia, ma può diventare una grazia se abbiamo il coraggio davvero di approfittare, di seguire Gesù nel deserto. Lui per decidere, dicevamo domenica scorsa, in che modo annunciare il Padre, noi per chiederci se l'uomo o la donna che siamo diventati è ciò che avremmo desiderato, è ciò che è nel cuore di Dio. Viviamo allora questa Quaresima ancora senza requie, viviamo ancora questa Quaresima nella tensione, nella paura che ci sta un po' corrodendo dentro, ma con una certezza che solo la bellezza salverà il mondo, solo la consapevolezza che siamo fatti per vivere in armonia, per rispettare le differenze, per non far parlare mai le armi, ma soltanto la capacità di interagire, di ragionare, ci può salvare. E come dicevo a molti fra voi nelle settimane scorse, quello che io posso fare, oltre che a pregare per la pace, cioè innalzare il livello del fiume, del lago, versando un bicchiere di bonomia, di pace, di simpatia, di benevolenza, quello che posso fare è fare un distanziamento pacificato, non un metro di distanza gli uni dagli altri come abbiamo, ahimè, dovuto vivere in questi due anni, ma un metro in cui, a partire dal mio cuore che si è scoperto amato e capace di amare, io intorno a me questo metro quadro di pace, di pensieri positivi,
di armonia, di accoglienza, di sorriso, questo sì, lo posso fare. Pensate, di solito fra le 10, le 15, le 18.000 persone guardano questo video. Pensate cosa sono 18.000 metri quadri di cuori pacificati in questa settimana. È tempo di trasformarsi, è tempo di una metamorfosi. Lasciamo che Dio abiti il nostro cuore. Sappiatevi amati.